Palla in buca! Ciao ragazzi, bentornati sul mio canale, io sono il boss del freestyle e oggi non mi vedete su un campo da calcio, bensì su un campo da footgolf. Ho deciso di portarvi questo contenuto perché il giorno del mio addio al celibato, i miei migliori amici e i miei testimoni mi hanno fatto una sorpresa. Mi hanno portato a giocare appunto a footgolf, perché era un qualcosa che volevo fare già da tantissimo tempo. E quando ho visto il campo, ragazzi, sono impazzito. Qui sul campo non sono da solo perché ho deciso di sfidare uno dei miei testimoni di nozze, il signor, e ve lo presento. Fed Freestyle. Tadan. Sei carico? Carichissimo. Io non gli avevo detto nulla, raga. Gli ho detto solo: portati un pallone e mettiti le scarpe da calcio. Praticamente, ragazzi, ci sfideremo su 10 buche. Ovviamente, chi ci mette meno tiri per completare tutto il percorso vince. Ci sei? Vogliamo iniziare? Pronti. Ok, raga, iniziamo dalla buca 1. Andiamo. Fed, ovviamente noi dobbiamo fare le cose professionali, dobbiamo giusto capire hai chi deve iniziare prima e in che maniera buttiamole giù. Paro o disparo? Dispari. Paro. Buttiamole giù. 5, 2, 7? Decidi tu se partire o parto io. Parte il boss, ragazzi. Parto parte io? Il boss. Si parte da qui e, ragazzi, la buca è quella laggiù. Quindi, ragazzi, il primo tiro deve essere bello. Però cerchiamo di non strapparci, ok? Primo tiro poteva andare meglio, perché diciamo, raga, il mio obiettivo era quello di superare la collinetta. Però non volevo neanche tirare troppo forte per non rischiare di farmi male. Io invece come primo tiro rischierò di farmi male. Perfetto. Proviamo, stesso obiettivo, superare la collinetta e poi da lì in po' si vedrà. No, ma perché se zoomi vedi che l'ho tirata vicino a una panchina perché mi volevo riposare e da lì prendere ispirazione, quindi tutto perfetto. Bello questo. Sì. Sì. Bello questo. Sì. Sì. Bello questo. No, bellissimo. Bravo. Ragazzi, bravo. La tattica ha funzionato. Allora, praticamente c'è questa curva, cercherò di sfruttarla per avvicinarmi il più possibile alla bandierina. Oh, mazza, perfetto. Oh, continuo ad andare. Oh no. Ragazzi, tre tiri, questo è il quarto. Ci provo diretto, zio Fed. No, è lunga. Lunghissima, ciao. Sono indeciso se tirarla addosso alla tua e spostartela. Lo stiamo oppure giocando a bocce, eh? Vado, eh. No, io mirava da... No, disastro. Disastro. No, vabbè. Disastro, vabbè, dobbiamo prendere ancora un po' le misure, dai. Eh sì, dai, la prima buca. Esatto. Esci. Ma guarda tu. Provi diretto? Sì, cioè, per forza. A giro. Oh! Vabbè. Ti sei avvicinato. Dai, dai, dai. Ora dovrebbe essere tranquilla. Delicato. Mi sento male. E andiamo. Ma bello. Le prime buche uno deve prendere dimestichezza. Mo vedi che dalla prossima la faccio in due. Sì. Allora Fed, prime sensazioni dopo questa prima buca. Bisogna andare delicati. Ok. Io sono andato più sulla potenza, sulla... Non so, sono andato un po' più distinto, è troppo aggressivo. Stavo dicendo, essendo la mia terza volta, diciamo un po' più abituato alle distanze, eccetera, eccetera, è un gioco, raga, di delicatezza. Cioè, ci sono alcuni momenti in cui bisogna andarci forte. Ad esempio sul primo tiro ti devi avvicinare un po' di più alla buca. Però poi per il resto è molto strategia. Buca numero 2, pallone di Fed posizionato e la buca è quella lì. La vedete esattamente questa qua. Vai, proviamo. Quando vuoi. Oh, frate, che bello. Ho messa in una, eh. Raga, posso bellissimo farla in due. Ah! Buona, però troppo defilato. Secondo tiro. Si può fare in uno, eh. Vedi tu come approcciarti. Oh, oh, oh. Bello! Madonna! Bello! Madonna! Sì! Sto cercando di capire un po' la pendenza, però dai, avviciniamoci, ci proviamo subito. Vabbè, da qui dovrebbe essere un gioco da boss. Ah, Leo, questo schifo di pallone.
Allora ragazzi, terza buca, questa volta partirò io. L'unico problema, neanche si vede ragazzi, cioè la buca è quella cosa bianca lì che vedete laggiù. C'è una montagna da superare, esatto. Prima. Tanta la distanza, eh. Bella, bella. Se scavalca la montagnetta è buono. Oh, rimani lì, rimani lì. Perfetto, vai. Ragazzi, qui andiamo distinto, a caso. Oh, bella, bellissima. Dai, dai, superala, superala, superala. Bellissima. No, queste lago, fratte. Lago fratte. Queste fratte. No. Fratte. Io cambio strategia, me la rischio proprio. A giro. Vai. No, fratte. Ma raga, questo è il mio, che comunque bene o male sta qui. Guarda il mio. Guardate quello di ferro. No. No, raga, qua puntata. Qua laghetto. No, no. Onesto, raga. No, ragazzi. Devi uscire da lì, bro. Devi l'obiettivo è uscire da lì. Aspetta. Cucchiaietto. Vai. Stava prendendo l'albero. Raga, prendo, ho fatto. Cucchiaio da lì, ha sbattuto sull'albero ed è tornato indietro. Puntinazza. Ah, buono. A te. Dai, dai, dire? Dai, si può fare, si può buono. Fare. Beh, sul sicuro, dai. Easy per il boss. Bella. Swing. Frate, che pulizia. Oh. Preciso. Allora Zefed, quarta buca, par 5, anche perché è lontano, neanche si vede ragazzi. Cioè la distanza è tanta. È tanta. Sciabattata! Bello! Fratte. Dici fratte? Frattissime. Sciabattata però, bella orientata. Che bello Zefed. Dai, dai, dai. Sulla sabbia ci può stare. Mamma mia. Bro, il piede è tutto a posto. Raga, ho tirato una puntata bruttissima. Così, vado. Vai. Ma che bello. No, mi sa che va nella sabbia. Sabbia? Sabbia, amico. Oh, l'hai sorpassata? Sta scendendo brutto. Ma tutte a me le fratte, la sabbia. Bello. Oh, l'hai messa, eh? No, messa no, messa però. Messa no. Ma no, qua sono le sabbie mobili comunque. Bro, bellissima. Vai. Bello, bello, bello. Stava per bloccarsi? Buca numero 5, par 3. Infatti, raga, è vicina. Qua un bel girello. È tutto bello col girello. Però l'hai messa in una. Sì, buono. Oh, mi sono avvicinato tanto. Sta andando via. Ciao. Bellissimo. Frate, è bellissimo. Però forte. Oh, 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 oh! Frate. Sai questa dove va? Sai dove va? Cioè, la potresti mettere in una, eh? La potrei. La metterò con una. Raga, mi raccomando, salvatevi il video. Ma tu guarda. Ma guarda questo. L'ha messa veramente con una. Facciamo le cose fatte bene. Mannaggia. L'hai messa? Ti ha dall'altra parte. Dai, questa la metti, oh. Sì, sono talmente sicuro che mi sdraio. Mannaggia. Era per te. La sbaglio sicuro. Mamma mia.
ti posso dire, un attimo ho tremato. Anch'io. Ragazzi, siamo arrivati alla buca 6, l'abbiamo trovata, ci abbiamo messo un po'. Tanto. L'unico problema è che qui è la partenza della buca 6 e la buca sta lì dietro. Ma si può fare in controbalzo? Bello. Bella nel lago però. No, bello bro. No. Che fa, sta tornando indietro? Ma sta andando proprio nel lago. Cioè, ho fatto 5 metri. Corri. A caso, non a caso, dove vai, sta vai, la vai. Buca. Oh, bello. Dopo scopriremo dove sì, è andata. Dopo scopriremo dove è andata. Puntazza. Allora. Bella, se riscende è ancora più brutta. No, 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 stavolta si ferma. A few moments later. Questo è il terzo. Dai. Dai. Oddio. Vabbè, dai, hai fatto un metro all'indietro. Sono tornato qua. Cambio strategia, raga. Ok, mi ricordo anche dove sta la. No, neanch'io, io non so neanche dove sta la mia palla. No, ho esagerato. No, è buona, eh. Guarda che buona, eh. Guarda che è molto buona. Che è bro, molto buona. Guarda, guarda che va. È molto buona. Guarda che entra. Non ci credo. Non ci credo. Conoscendoti, secondo me ce la fai pure. Ma quanto godo. Brivido, brivido. Brividi. Allora, ti dico, se sbagli inizio a correre in mutande per tutto il campo. Bene. Colpo non valido con la testa. Colpo non valido con la testa. La rifacciamo? No, va bene, va bene. Non mi sono neanche tolto lo zaino, c'ho ancora il fogliettino in mano. Vai, vai, che tanto la sbagli. Vai, zitto, silenzio. Allora, raga, settima buca e la difficoltà sta nell'avere questo montarozzo qui davanti e oltre c'è il laghetto. Ma dov'è la... Dov'è la buca? Raga, la buca è quella. Usiamo una tattica particolare. Vieni con me, bello, vieni con me. Run. No, fermati, ti prego, fermati. No, fermati, ti prego. Oddio. 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 Dai. Vado di strategia. Oddio. Mi sa che è il destino di sta palla. Palla in buca! La devi proprio intercettare. Eh ora. Sì! Ci siamo, raga. Oddio! Bella! Frate, che bel tiro che hai fatto! Così, senza pensare. Solita puntazza. Ok, almeno siamo usciti dal periodo buio del laghetto. Ma secondo me lo sai che non è male. Ah, troppo forte. E la chiude! Ci ho messo 18 tiri, però ce l'abbiamo fatta. Mannaggia, io lo sapevo. No! Io lo sapevo. Ho tirato una mozzarella. Guarda, Bello. Hai rischiato un po', eh. Andiamo. Allora, Fed, buca 8. Qui è la partenza. Raga, la buca è quella laggiù. Assentimento. Questo è il laghetto sicuro. Si ferma. Buona. Sì, non ho voluto rischiare. Senza lode e senza infamia. Vado. E doveva succedere.
bruttissima perché sta proprio in mezzo. Questa è brutta perché lo sai dove arriva, bro. Cioè, da lì arriverà tipo laggiù. Dici? Ragazzi, quasi recuperato. La missione è quasi compiuta. Sta arrivando. Eccola, bella. Fuch Golf. E ce l'abbiamo fatta. Sì. Sì. Bello il Fuch Golf, però straccato sul divano un po' meglio, eh. Vado con la trivela? Sì. Sì. Ah, sei andato un po' più relax. Sì. Che mi copio? Ho seguito le tue orme. Oh, oh, oh! Mamma mia, ragazzi. Mamma mia, oh. Ma chi sono? Ma chi sei? Ma chi sono? Oh, oh. Bello! Allora, ragazzi, non a buca, ne mancano due, quindi la 9 e la 10. Non abbiamo fatto il calcolo, diciamo, di chi è in vantaggio, chi è in svantaggio, e lo scopriremo solo alla fine. Onesto, onesto. Un po' troppo girello? No, no, mo scende, guarda. Ho fatto un tiro schifoso. Guarda. Delicato. Fermati. Guarda, che bello. Però... buono. Fermata. Non ci lamentiamo. Vento contrario. Ecco. Fermati. Fermati. Lunga. Oh. Quinto tiro. Poteva andare meglio. Poteva andare meglio. Mamma mia. Mamma mia come ho rischiato. Però no, quattro tiri. Questo col brivido, eh. Ragazzi, ufficialmente decima e ultima buca. Fede, sei pronto per questa ultima buca? Prontissimo. Forza. E la buca, raga, è esattamente quella laggiù. Bello. Bello. La metto al primo. Non la metto mai al primo. Oh, oh. Vabbè, oh. Vabbè, va bene lo stesso. Va bene lo stesso. Il boss chiude con 5 tiri. Scegli tu come la vuoi, di spalletta, rovesciata. Spalletta vale? Raga, 4 tiri, eh. Chiusi spalletta. Facciamo il calcolo. Allora, 5, 4, 9, 5, 14, 5, 19, 2, 21, 7, 28, 6, 34, 38, 43, 48, 48. Quindi boss 48. Fed 7, 9, 15, 20, 24, 28, 32, 37, 41, 45. Ma ti ho disintegrato. Di 3 tiri, dai. Ah, no, è vero, di 3 tiri, dai. Ragazzi, siamo arrivati alla fine di quest'altro video, alla fine di quest'altra sfida. Purtroppo il boss ha perso, ma sapete perché? Essendo Fed un ospite, mi devi potevo, vincere. Esatto, mi devi potevo vincere. Farlo venire qui sul video e stracciarlo. Quindi io ho dato questa possibilità. Ti lancio la rivincita, okay? A bocce. Puoi pure tornare a casa, grazie. Raga, mi raccomando, iscrivetevi al canale, lasciate un bel like, attivate la campanellina e soprattutto scrivete nei commenti se volete vedere un'altra sfida con il boss contro un altro influencer. Raga, come sempre, easy per il boss e pure per Fed. Pure per Fed.